Salve amici, bentornati nel canale. Oggi siamo nell'orto e notiamo che i piselli che avevamo seminato alcuni mesi prima sono pronti per essere raccolti. I piselli sono i legumi più semplici da coltivare nell'orto e si adattano a tutte le latitudini nostre italiane del nostro territorio. Noi li coltiviamo allo stato brado. Semplicemente così, senza mettere nessuna canna, nulla, e sono pronti per essere raccolti. Ma come riconoscere il bacello quando è pronto per essere raccolto? Quando il bacello è turgido, deve essere raccolto prima che diventi rugoso, altrimenti il seme diventa duro. Noi non raccogliamo tutti i bacelli, bensì scegliamo tra la pianta quelli più pieni, lasciando in ultimo, per la prossima raccolta, quelli meno corposi, meno pieni. Vedete, questo in questo caso è pieno e quindi lo andiamo a raccogliere. Invito mio marito a fare piano, così da mostrare esattamente come si fa. Vai piano, fai vedere bene com'è. Piano, piano, per favore. Sì, ok. La raccolta dei bacelli è molto semplice da fare. Con la mano direttamente e con le dita, con le unghie. Con una mano, vedete, teniamo la pianta. Con l'altra andiamo a staccare il bacello direttamente sopra, in prossimità dello stelo, diciamo, della pianta. Consiglio di raccogliere piselli non troppo grossi, così il frutto è ancora dolce e tenero, e di farlo in maniera periodica per permettere una migliore fruttificazione della pianta. Poi possiamo andare a cucinarli come desideriamo in cucina, ottime pietanze, ricche di vitamine. I piselli sono ricchi di acqua, carboidrati, proteine, fibre, amido e grassi, potassio, fosforo, calcio, magnesio, selenio, ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina del gruppo B, vitamina iota e vitamina K. Sono particolarmente leggeri e dunque digeribili. Per riconoscere i piselli freschi, i bacelli devono essere brillanti, resistenti alla pressione di un dito, muniti di picciolo e contenenti almeno 5 grani. Dopo la raccolta, ancora freschi, li possiamo consumare a crudo, cioè mangiarli crudi, oppure cucinare delle ottime pietanze, a piacimento. Io però spesso li conservo con il metodo di essiccazione, per conservarli durante l'inverno, per l'inverno, e in modo che ho sempre i legumi ancora freschi ed ottimi da cucinare anche durante l'inverno. Questo metodo però lo farò vedere in un prossimo video. E mentre mio marito continua la raccolta, io lo filmo tranquillamente. Eh sì, abbiamo proprio un'ottima raccolta. Siamo stati proprio bravi a coltivare i piselli. Ma questo può averlo chiunque, perché sono davvero semplicissimi,
sia da seminare che da coltivare, anche in vaso. Li poniamo in una cassetta e mio marito, pieno di orgoglio, mostra il suo raccolto. Praticamente con 15 minuti del nostro tempo abbiamo raccolto una cassetta di piselli, ovvero circa 5 kg. Adesso posso andarli a cucinare oppure essiccarli. Ciao amici, alla prossima!